Devo dire che ho fatto questa proposta perché mi sono sentita in un ambiente creativo, in un ambiente di persone che avevano voglia di fare un po' di ricerca, un po' anche di sperimentazione. La materia del diritto dell'ambiente, della tutela dell'ambiente si presta moltissimo e ha bisogno di sperimentazione e di invenzione, e allora ho detto proviamo a parlarne. Avete sentito del resto durante tutta la giornata parlare di applicazioni e declinazioni di questo istituto della mediazione in casi molto diversi, alcuni anche molto nuovi, molto innovativi e molto interessanti. E ritengo che la materia della tutela dell'ambiente, che in fondo è trasversale anche parallela a molti degli argomenti e degli istituti di cui avete sentito parlare, possa prestarsi ad una declinazione di questo istituto. Perché? È una materia in cui si tratta di interessi rilevanti, complessi, è una materia multidisciplinare ed è una materia che si scontra terribilmente con il sistema di giustizia a cui siamo abituati, perché notoriamente discute di appunto interessi e di problemi che non possono essere affrontati in anni di giudizio, che molto spesso necessita di più aule di giustizia, cioè c'è la causa civile per il danno ambientale, c'è il ricorso al TAR perché si impugna un provvedimento amministrativo, c'è la causa penale perché magari si dibatte di rifiuti illeciti depositati, e quindi c'è una tale mole di azioni che si possono e si devono mettere in campo che trovare uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie può essere estremamente utile. È una materia in cui bisogna in effetti avere particolare creatività, perché è una materia che non solo ovviamente non è trattata dalla direttiva del 2008 in materia di mediazione, ma in realtà non è trattata se non da leggi di settore molto specifiche. Si dibatte da anni di modifiche del codice penale civile per inserire nozione di diritto ambientale, figuriamoci se ne parla in materia ambientale. Se ne parla in realtà per esempio già nella dichiarazione di Rio sull'ambiente, sullo sviluppo sostenibile del 2002, si dice è la materia nella quale si dovrebbe di più parlare di mediazione, ma rimangono petizioni di principio. Anche se in realtà tutta la materia del diritto dell'ambiente è, come dire, per natura sviluppata in processi che prevedono la condivisione, il confronto degli interessi, qualunque autorizzazione ambientale o permesso addirittura di costruire prevede un confronto tra le parti che sono portatrici di interessi contrapposti, e quindi una sorta di mediazione istituzionale c'è o dovrebbe esserci. Allora sarebbe utile in qualche modo proseguirla non solo nella fase autorizzativa ma eventualmente successivamente qualora ci sia un contenzioso. Per esempio, per chi ha avuto la sventura di avere a che fare con procedure di valutazione di impatto ambientale, ma anche solo di procedure di approvazione del piano di governo del territorio, ex piano regolatore, sa che ci sono delle procedure di confronto appunto, che devono essere fatte con il pubblico interessato, con gli operatori del settore, con gli enti pubblici, che purtroppo normalmente vengono svolte in maniera non approfondita, non completa, e che poi portano ad atti che vengono appunto impugnati oppure a comunque ipotesi di conflitto. Allora, di cosa parliamo in concreto? Quale di queste multiformi fattispecie potrebbero confluire in una mediazione? Parliamo ovviamente di controversie, in questo caso chiaramente civili, più raramente commerciali, ma comunque civili, che abbiano a che fare con danni all'ambiente, diciamo, poi farò una specifica fra pochi secondi, quindi danni all'ambiente e comunque diciamo alla proprietà privata. Che siano tendenzialmente anche di una certa gravità, ma reversibili, danni irreversibili. Ovviamente nel momento in cui il danno è irreversibile, c'è un danno all'ambiente in quanto tale, non possiamo intervenire in mediazione per la semplice ragione che il danno ambientale, la tutela del danno ambientale, a seguito di una recente riforma, è di competenza esclusiva del Ministero. Quindi quando c'è un disastro ambientale davanti alle aule dei tribunali civili, solo il Ministero dell'Ambiente è titolato a chiedere il risarcimento del danno all'ambiente, al territorio in quanto tale. Ma tutte le controversie che
sono minori, ma minori fino a un certo punto, in cui si dibatte del danno ad una proprietà privata o una porzione di territorio, appunto anche reversibile, queste sono oggetto di contenziosi civili che quindi possono essere oggetto di una mediazione. Pensiamo, ecco, rimane fuori l'altra questione che è legata molto spesso all'ambiente, ovviamente del danno alla salute, perché il danno alla salute, la salute ovviamente essendo diritto indisponibile non può essere oggetto di mediazione. Fatte salve, diciamo, queste due eccezioni, il resto invece sono questioni discutibili in sede di mediazione, per esempio gestione dei rifiuti, abbandono dei rifiuti e conseguente contaminazione dei terreni. Aule di tribunali e contenziosi penali e civili lunghissimi, quando magari nel frattempo la contaminazione prosegue, il danno si aggrava, aumenta, il responsabile della contaminazione è passato a miglior attività, a migliore, quindi è difficile anche recuperarlo, e ovviamente l'intervento di ripristino dell'area diventa assolutamente più complicato. Ma anche nei casi, come avviene peraltro all'estero, collocazione, dobbiamo decidere dove inserire e dove allocare una discarica oppure un impianto che presenta potenziali rischi per la salute e per l'ambiente. Sappiamo benissimo che in Italia le manifestazioni della cosiddetta sindrome NIMBY, not in my backyard, quindi, sono frequentissime, a volte ha ragione, a volte no, ma il timore delle popolazioni, della cittadinanza, quando si deve insediare una discarica, un'autostrada, un altro impianto, è tale da bloccare poi il procedimento per anni. Allora forse se si riuscisse, come si fa, ripeto, in altri paesi europei, a discutere di queste faccende in una sede istituzionale, sarebbe forse assolutamente utile. Anche tenendo presente che molto spesso nei tribunali, per esempio penali, dove si discute di queste cose, il giudice condanna magari il responsabile della contaminazione o del danno ambientale alle pene, appunto, previste dal codice penale, ma poi rinvia al giudice civile per la quantificazione del danno. Allora, in questo caso, invece che fare dopo la causa penale già lunga anche una causa civile, si potrebbe andare in mediazione coinvolgendo anche gli enti eventualmente e dire: bene, cosa serve per il ripristino di quest'area? Questo tipo di progetto, quindi anche eventualmente tecnico, e discutere eventualmente di quello. Si potrebbe discutere anche di due altri aspetti utilissimi, cioè le perdite provvisorie, perché il problema è: tra la determinazione del danno ambientale e il ripristino c'è un periodo in cui il privato o comunque il soggetto leso subisce delle perdite, non può usufruire del terreno, ha perso le coltivazioni, non può godere in qualunque modo del suo terreno. Chi gli risarcisce questi danni che con un contenzioso vanno avanti e naturalmente aumentano? Per esempio, in una serie di mediazioni questa potrebbe essere una domanda da discutere. Così come i danni all'immagine, contenziosi complicatissimi, anche perché i giudici non sono preparati spesso a queste questioni, danno all'immagine. Il comune nel quale si è verificato un particolare danno all'ambiente, che magari non può agire per il risarcimento di quel danno, però può agire in giudizio per dire: beh, ma è venuto fuori, è emerso su tutta la stampa nazionale che appunto il comune di vacanze marittime c'è stato uno sversamento, un particolare inquinamento. Nessuno viene più, io ho avuto un danno all'immagine, difficilmente quantificabile, con tutta una serie di problemi anche dal punto di vista di probatori, però perché fare un contenzioso per questo? Si potrebbe discutere in altra sede. Tutte queste ipotesi sono non affrontate nei procedimenti di mediazione, mi confermate abitualmente, ma si potrebbe pensare di farlo. I vantaggi sono: diventa un problema d'immagine, chiaramente se l'azienda è responsabile, se ne assume la responsabilità, ma magari non lo è o lo è in modo diverso, risolverla in maniera riservata e più veloce evidentemente aumenta. Per il comune, per l'ente, è un modo per acquisire consenso, naturalmente, di rendersi partecipi, per i cittadini evitare non solo i contenziosi ma i rapporti con gli enti che sono lunghissimi, che sono complicati, e quindi ma anche dal punto di vista
della mediazione, dei discorsi che sentivo, che condividevo dunque tutta la mattinata, cioè di risolvere anche un problema, come dire, qui veramente di conflitti intergenerazionali, di conflitti sociali a volte che intervengono, beh, la mediazione potrebbe davvero manifestarsi a pieno, insomma, in questa materia, potrebbe essere trasformativa dei rapporti e riconciliativa sotto tutti i profili. È una sfida, come dire, senz'altro mi rendo conto, particolare, che tra l'altro coinvolge necessariamente competenze multidisciplinari, perché qui senz'altro ci vuole il mediatore, il tecnico, magari anche il geometra, l'architetto, l'ingegnere, piuttosto che l'agronomo, oltre che ovviamente competenze giuridiche anche specifiche. Ma credo che nulla vieti ad una procedura di mediazione di coinvolgere tutte queste professionalità. E quindi lancio un'ulteriore sfida. Ma io, Veronica, ti ringrazio, perché in realtà noi come organismo, ma anche e soprattutto come osservatorio, siamo aperti a quelle che sono le sperimentazioni dell'applicazione della procedura di mediazione a nuovi scenari, no? E in questo, Gianmario, visto che ci hai raggiunto, vedevo che tu eri appagato dall'esposizione dell'avvocato Dini. Sono venuto direttamente a complimentarmi con lei, perché il tema che lei ha trattato è di particolare interesse per quello che noi facciamo come attività di ricerca, nel senso che crediamo che quello che lei oggi qui ha portato costituisca una nuova frontiera da andare a sviluppare, ad analizzare insieme alle istituzioni nell'ambito proprio delle commissioni parlamentari ad hoc. Io immagino proprio un tema da iniziare a disquisire all'interno delle commissioni riunite di giustizia e ambiente. Quindi mi farebbe piacere, lo dico perché lei è qui presente, una sua collaborazione all'interno dell'Osservatorio sull'uso dei sistemi ADR su tale tema. È qui presente la dottoressa Tempesta del coordinamento dei dipartimenti, infatti le abbiamo lasciato proprio una nota apposita, perché noi siamo molto attenti a tutte le evoluzioni del diritto che possano portare dei benefici concreti per l'utenza.